minuti in questo nuovo video dove sembro una pazza. Ragazzi, mi devo fare ancora i capelli. Non mi giudicate per i capelli, vi prego. Mi devo ancora fare la tinta. Allora, come avete forse visto dal post che ho fatto, un mio vecchio video, che prima vi dicevo che se arrivavo a più di 100 views, avrei fatto praticamente una giornata interamente vegana, ovvero 24 ore vegana. Non potevo fare di più perché c'era già a gennaio la Veganuary, ma purtroppo per via vi spiego. Io ho un problema. Come molti o alcuni sapranno, ho fatto un'operazione anni fa di bypass gastrico, quindi molta. Comunque, appena sparato. Ho molte intolleranze, ecco. Tra cui due allergie predominanti che sono cipolle e aglio. Va bene. Quindi molte verdure e molta frutta. Alcuni tipi di frutta, alcuni tipi di verdura e alcuni legumi non li posso mangiare. Cioè, alcune cose non le posso mangiare se lo so male. Quindi, per me, fare questa, chiamiamola challenge, sfida, giornata vegana sarà molto difficile, però mi sono preparata. Allora, ho scoperto, grazie a una ragazza, vi lascerò sotto poi il link, che mi ha consigliato il canale di Pinocchio, che lascerò sempre sotto in descrizione tutto. Se non lo lascio in descrizione, sarà nel primo commento che leggerete. Allora, ho comprato delle cose che normalmente comunque mangio, ne ho comprato una scorta in più, perché ovviamente dovrò mangiare, non dovrò mangiare né la carne, né il pesce, né le uova, né tutto ciò che arriva dal mondo animale, grazie a appunto queste ragazze che mi stanno aiutando in questo percorso. Ho scoperto che non posso mangiare nemmeno il miele. Insomma, sembrerà una. Molti diranno, sarà il miele viene dalle api. In effetti sono stupida, io non lo sapevo. Tra l'altro non posso nemmeno più bermi il ginseng, perché purtroppo quello che ho incapsulato contiene delle tracce, anche se poche, di latte in polvere. Tralasciando che non farebbe bene nemmeno a me, perché sono intollerante al lattosio, quindi io bevo tutto senza lattosio. Ma questa ragazza che mi sta aiutando mi ha detto che le cose senza lattosio contengono tracce animali, quindi ho sbagliato a prendere lo yogurt, se lo mangerà mia madre, perché ho preso quello senza lattosio. Come sempre, come anche il latte, però stavolta cosa ho fatto? Nel mio bar preferito, dove prendo sempre il mio ginseng gigante, che verrà sostituito ovviamente con il caffè d'ora in poi, cioè da oggi in poi. Infatti, io stamattina ho bevuto il cappuccino, che non vi ho fatto la foto, se volete me lo rifaccio, non c'è problema. Allora, con questa bevanda qua, che l'ho presa, ho chiesto appunto al mio bar dove prendo sempre il ginseng, come mai era così buono? Perché il latte non lo bevo mai caldo, ma lo bevo sempre freddo, se sì, ho dei problemi anche in inverno. E mi ha detto che perché loro usano il latte di soia, questo qua, della Coop, non è un latte pregiato, è latte di soia senza zuccheri aggiunti né niente, 100% vegetale, quindi vegani siate felici. Dato è buonissimo, ha un gusto che lascia praticamente il ginseng, ma in questo caso io andrò a bere il caffè, lascia appunto proprio la bevanda più dolce, non lo so, quasi vanigliata, forse non io sono pazza, non lo so. Comunque, andiamo a preparare il caffè. Allora, ho messo la cialda del caffè, quindi non vi posso far vedere, vabbè, vedete qua, io c'ho un po' di tutto. Allora, il ginseng non potrò usarlo, il nocciolino nemmeno, userò la classica cialda del caffè, ho controllato ci sono caffè dentro. Farà un po' schifo, però perché non è che fa schifo. Preferisco io il mattino fare colazione con il ginseng, però stavolta faccio un caffè. Sentirete il rumore, è tutto normale. Poi ci vado ad aggiungere dopo, perché vedete, è poi tipo bollente. Io il caffè lo faccio tipo all'americano. Devo stopparlo prima che diventi acquoso. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questo è il risultato. Posso vedete? Sì. È un po' chiaro perché appunto lo bevo molto scialacquato. È quello che si chiama cremoso e dolce lì, una cosa del genere. Non contiene nulla, però ho controllato. Voglio fare la brava finta vegana per un giorno. Adesso vediamo com'è. Devo dire che è buono. Allora, essendo che mi sono svegliata tardi, scusatemi, avrei voluto mangiare in teoria le gallette con la marmellata, che la marmellata va benissimo. Infatti vi mostro solo la marmellata che mangio io, che appunto l'ho anche comprata. Allora, questa qua me l'ha presa mia madre, madonna, guarda quanto pesa. Questa qua, che praticamente è quasi tutta frutti di bosco. In un'altra ha mirtilli neri anche, non l'ho ancora aperta però. E questa qua ho controllato, c'ha praticamente, vabbè, lo zucchero ovviamente, lamponi, mirtilli, more, senza glutine anche.
No, vabbè, va consumata. Apre bene il frigorifero. E io la uso anche per fare i dolci. Poi c'è quella mirtillo, che questa qua è pure bio. Questa qua. Mirtilli neri. Ne ho due. Poi vabbè, ho lasciato perdere le salse teriyaki e altre cose, vabbè. Quindi normalmente avevo pensato di fare, magari lo farò per merenda, perché ho finito le gallette di riso. Ho mangiato ieri sera e ho pensato, cazzo, sera. E purtroppo non ho nient'altro, non le fette biscottate, ho solo il pane, ma il pane mi ha messo senza strutto. Quindi sono svegliata tardi, non vi dico nemmeno che ore sono, ma bevo solo il caffè. Perché se dovessi prendere una merendina, tutto contiene le cose, ma poi normalmente se mi sveglio tardi non mangio altre cose. Quindi vi faccio solo vedere quello che ho comprato, perché è quello che di solito mangio. E molti diranno, Sara, ma c'è tantissima frutta e verdura, peccato che molte non ne posso mangiare. Quindi vi faccio vedere quello che più o meno ho comprato abbondantemente. Piselli. Mi piacciono molto i piselli a me, e si possono mangiare. Sì, tutto roba in scatola, non mi giudicate. Fagiolini. Crostini, perché ho pensato di farmi la velluta di zucca che io mangio normalmente. L'unica cosa è che non ci metterò il parmigiano, metterò solo l'olio, peperoncino come faccio di solito e basta. E a volte uso la curcuma, però sono tutte cose molto, molto tranquille. Orzo, ho comprato due tipi di orzo, questo qua che ci vuole un po' più di tempo e l'altro sempre della Coop, che là dentro l'ho solo travasato qua dentro perché questo ci mette più tempo. Ed era una busta gigante. Poi funghi, che si possono mangiare, in scatola sempre, se lo so non mi giudicate. Mais. Che io ne mangio, sono una gallina. Olive, che le olive si possono mangiare, ovviamente. Non so come le farò, però ci penserò. Quindi ho comprato un po' di queste cose qua. E poi, ovviamente, come di consueto, non so se vedete contro luce, frutta e verdura. Ho comprato, a parte le pere che non le posso mangiare, ho comprato il mio amico inseparabile, l'avogado. L'avogado ne mangerò tantissimo in questa mia giornata vegana. Perché io lo amo alla follia. Purtroppo lo so che non potrò mangiare l'uovo perché non posso mangiare l'uovo. Però una ragazza ha dato un'alternativa molto figa che proverò a fare. Se mi riuscirà, se non mi riuscirà, non ve la farò vedere. Poi mandarini che li mangio sì, ma non è. Mele sì, le pere non le posso mangiare, ragazzi. E poi ovviamente i miei cari amici finocchi. Io mangio molti finocchi, sì. Crudi, ovviamente. Vedete voi. Se questo video arriverà un tot di views, magari farò un altro video. Di qualcos'altro. Ciao! Pranzo nella giornata vegana mangio. È un risotto, ma. Risotto? Non stai zitta. Sì, devi solo parlare quando lo dico io. Sì, è un È un risotto. risotto, non ha usato nessun tipo di cosa animale, vero? No, Perfetto. ghee, sale e riso. Allora, poi ho fatto con riso basmati, zucchine, lo vedrete giallo perché c'è solo la curcuma. E il vino bianco E e sale. sale, basta. Non c'è dado, non c'è nulla, giusto? No, Perfetto. però dado Non c'è, non, mia mamma non usa dadi, no. quindi anche perché quello del vegetale e la cipolla sono morirei, quindi non c'è nulla. Però mi piace tutto il dado. Non mi piace usare il dado, vabbè. A parte ciò, potrei mangiarmi anche questa squisitezza, ma non mi fa male la pancia. E No, direi no. niente, questo sarà il mio pranzo. Pranzo vegano, fatto un aspetto un po' più meno sinistro di quello di prima. Con risotto, giusto risotto? Risotto basmati con curry, zucchine, vino bianco, giusto? Vino bianco. Una fogliolina di basilico perché così sembra un po' più carino. E voilà il pranzo. Finalmente la lavatrice ha finito di andare. Lo condirò solo con olio, sale e poi ovviamente un po' di aceto balsamico. Che ci sta, perché non va bene. A me piace l'aceto balsamico, ma che palle. Sono finocchi perché se lo stesse chiedendo. Molto offuscati, grazie al mio cellulare che non si vede una ceppa. Questo sarà il mio secondo. Volevo dirci qualcos'altro, ma sinceramente sono già piena con 3 kg di riso. Ci vediamo a merenda. Benvenuti nella mia cena vegana, totalmente vegana al 100%. Allora, mia mamma ha preparato la vellutata praticamente di zucca, praticamente senza niente, perché mia mamma la fa praticamente senza nulla. Sono con il sale. Io ci ho aggiunto un goccio d'olio, come potete vedere si vede pure, e del peperoncino che poi sono andata a mischiare. Insieme ho fatto due foto, come potete notare. Per vedere meglio quello che ho mangiato, appunto, vellutata di zucca solo con olio, sale e un po' di peperoncino. Gallette di riso con l'avogado, che ho tagliato un pezzo dato mia mamma, con semi di sesamo, salsa di soia, che potete vedere ci sono i barattolini là. Poi
Poi ho mangiato anche qualche altra galletta perché mi piacciono molto le galette di riso. E questa è stata la mia cena. Non c'è nulla di animale, niente niente, però è stata molto buona. Diciamo che non mi ha riempito come il solito, però non mi sono trovata male, devo dire. Alla fine comunque sono abituata a mangiare anche così. Eccoci qua al giorno successivo. Ho già fatto questo video, però purtroppo sull'app di Cinemaster me l'ha cancellato perché mi figura sta tirando le cuoia. Rifacciamo di nuovo. Allora, considerazioni. Allora, mi dispiace tantissimo per come ho fatto le riprese. Ripeto, il cellulare ha dei problemi e poi per la cena avevo voluto fare proprio una ripresa di quello che mangiavo, come lo condivo. Perché molti potrebbero pensare, ah, che cosa c'era di strano lì o colà. C'erano due boccette che io ho. Una, ho trovato la salsa yogurt, praticamente totalmente vegana. L'unico problema è che l'ho trovata con le cipolline, che problemino. Quindi ho cercato in vari negozi, quindi alla fine non l'ho messa. Semplicemente, infatti avete visto nell'immagine che c'è solo la salsa di soia mia che non ha niente, con i semi di sesamo che io sono questi qua che vi farò anche vedere, sono semplicissimi semi di sesamo, ho condito con questo il mio l'avocado, e la parte data a mia madre, ovviamente la posso avere lo stesso. Comunque, allora, ci tenevo a precisare che a merenda ho mangiato queste, che le ho mangiate anche adesso, che sono meno sono le 10:30, 11:00, che sono le mie classiche merenda che mangio tutti i giorni alla fine, solo che di solito magari la mangio col prosciutto o col caffettato, in questo caso ho evitato. Le foto non le ho fatte perché appunto ero di corsa, è venuto anche il mio ragazzo, dovevamo fare i regali, dovevamo fare altre cose, comunque per il sotto periodo natalizio è un po' complicato, riprendere tutto. Poi il mio telefono era pieno di video e quindi è stato un po' un casino, alcuni ho perso anche delle immagini. Ho cercato di fare le foto, di fare più video possibili. Nella cena ero appunto, ho mangiato in stanza perché io mangio in camera nel mio vassoio da letto, mentre guardavo un film. Non ho potuto fare la ripresa perché avrei dovuto togliere l'audio, non ha nessun senso perché c'era un film in sottofondo e quindi mi davano il copyright. E quindi vi ho fatto la voce fuori campo, ho fatto le foto perché ero anche in chiamata con il mio ragazzo, quindi non potevo fare i video. Perché sì, per via del coprifuoco noi spesso ci telefoniamo, guardiamo i film insieme. Quindi mi dispiace molto per la cena, ma comunque l'ho fatta a casa appunto, perché tanto non potevo farla sulla tavarda. Da sport non l'ho potuta fare perché comunque era troppo tardi, infatti ho mangiato alle 10. Perché appunto, ripeto, ho fatto i pacchi di regalo, era una giornata veramente incasinata. La merenda l'ho fatta con il mio ragazzo se l'ha mangiato, ha mangiato altre cose, quindi state tranquilli. È stato un po' un casino, insomma. Sono abbastanza incasinata, comunque è stata una bella esperienza, nel senso che grazie a mia mamma che veramente mangia tanta verdura, e ho scoperto che distacca molto le cose, le verdure dalla carne, quindi ha fatto molte ricette che alla fine non c'era niente dentro, tranne che ovviamente lei il riso l'ha mangiato come perciò ho messo il parmigiano e altre cose dentro, vabbè. Però comunque devo dire che mi sono trovata bene con il risotto, poi fatto con il riso basmati, perché a me il riso normale non piace, però devo dire che mi sono trovata bene. Ovviamente sentivo la mancanza tipo con l'avocado del salmone, magari di qualche cosa, però è fattibilissimo. Apprezzo veramente tanto le persone che mi hanno aiutato per fare questa challenge, questa sfida, che lascio sotto il loro link. Sono delle ragazze che comunque hanno proprio questo stile di vita tutto l'anno, tutta la vita. Io apprezzo veramente tanto chi lo fa, non perché non voglia farlo o queste cose qua, perché io comunque mi piace mangiare la carne, mi piace mangiare il pesce blu, mi piace la carne, che sono onnivora. Ma appunto perché ho vari problemi, non è che non ci tengo gli animali, ma più che altro mi dispiace per gli sprechi, sono sincera. Io odio quando vedo il supermercato per la gente che butta la roba. Vedo che comunque scadono i formaggi, scade la carne, scade, ma anche la verdura, la frutta, tutte le cose in generale. Mi dispiace che siamo un paese del primo mondo che spreca tantissima roba, quando dei paesi del terzo mondo ci sputerebbero in un occhio per quello che facciamo. Quindi secondo me non deve essere solo un input a dire mangiate meno carne o mangiate, che ne so, più verdura, che comunque va bene, ma anche sul fatto di non sprecare la roba. Tipo, noi mangiamo tantissima verdura o comunque tantissime cose non di origine animale, perché comunque mia madre fa anche la dieta e tutto il resto, però perché mangiamo il pesce, la carne, i legumi, tutto. Abbiamo una dieta molto che variamo molto. Io ad esempio la carne la mangio, ma non la mangio spessissimo, preferisco il pesce, sinceramente, sono onesta. Mangiamo tutto, però tipo mia mamma è una di quelle persone che mangia veramente quintali di verdura e mi piace il fatto che comunque lei, se magari sta per macinare una cosa, la cucina e non la butta. O il fatto che magari ci arriva una zucca enorme, ci facciamo un passato di zucca, ci facciamo una zucca al forno, cerchiamo di riutilizzare tutto, perché comunque siamo veramente un popolo di spreconi
E poi per via dei grandi supermercati sprechiamo davvero tantissima roba. Mi dispiace veramente tanto perché sono persone che non se la possono permettere, noi la buttiamo invece. Detto ciò, questo video mi è piaciuto veramente tanto e se arriviamo a 500 visual, perché prima eravamo 200, quindi 500 visual, faremo 48 ore di video totalmente vegano con il mio ragazzo. Così la volta buona, amore, che mangia le verdure, che potevo mangiare solo quelle. Lo faremo insieme, ovviamente, riprenderemo sia uno che l'altro e lo faremo magari nel canale comune o qua, non lo so, vedremo un po'. Se vi fa piacere, poi scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate. E no, non sono andata a mangiare dopo Wild Way West o cose di suo tipo... No, però ovviamente sì, la mancanza si può sentire, però è una cosa fattibile, soprattutto dopo le feste che vi ingozzate di roba, di polpettoni arrosti, quintali di pesce, si può fare benissimo. Tipo io molte sere mangio la velutata di zucca con i crostini, in questo caso i crostini non li ho mangiati perché ho scoperto che dentro c'erano le tracce di latte. Voi non sapete, ma c'erano le tracce di latte. Quindi non li mangiate, mangiate le gallette, vabbè, mi piacciono di più, mi piacciono la sensazione per le gallette. Però sì, cioè, si può fare benissimo, io alcune volte lo faccio anche, tipo ieri sera appunto ho sostituito le gallette ai crostini, ma comunque si può mangiare benissimo ogni tanto, tipo anche durante le feste a me capita di farmi il giorno dopo mangiare qualcosa di più leggero. Magari capita che magari in mezzo ci sia tipo magari qualcosa di... perché io non uso cose senza lattosio, quindi mi hanno detto che comunque contengono delle particelle animali. Però per il resto comunque si può fare, comunque ti depura e non morite, tranquilli. E niente, io vi saluto, mi raccomando, arriviamo a 500 visual e faremo 48 ore vegane. Deciderete voi poi anche se volete che facciamo sia io che il mio ragazzo, così lo torturerete. Andremo anche a mangiare fuori, fare colazione fuori, vi farò vedere tutto. E spero di riuscire a farlo meglio di ora, ovviamente. Ci vediamo nelle giornate appropriate, ovviamente. E niente, vi saluto e vi ringrazio ancora per il sostegno, tutto. E non so quando uscirà questo video, però mi raccomando, lasciate un like e un commento sotto se volete. Non litigate, mi raccomando, fate bravi.